Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta della nonna al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono una dose di crema Bimbi, farina di tipo 00, burro morbido, zucchero, cacao amaro, uova, vanillina, sale, lievito per dolci, Nutella e pinoli. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con una spatola. Aggiungiamo il burro e lo facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le uova. Il sale e la vanillina. Aggiungiamo il Bimby per 20 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina e il cacao e il lievito per dolci. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Avvolgiamo la frolla nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per un'ora. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne taglieremo un terzo che ci servirà per la parte superiore e la metteremo momentaneamente da parte. Questa la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Abbiamo steso la frolla, rimuoviamo il primo foglio di carta da forno, adesso la posizioneremo in uno stampo per crostate. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. A questo punto stendiamo un velo di Nutella che abbiamo sciolto a microonde. Mi raccomando, lo strato di Nutella deve essere sottile. Adesso versiamo la crema Bimby. Dopo aver livellato per bene, lo spargiamo con i pinoli. Dopo adesso stenderemo l'altro strato di frolla e lo posizioneremo di sopra. Rigiriamo i bordi verso l'interno. Spennelliamo la superficie con un po' d'acqua. E completiamo con i pinoli.
Adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta della nonna al cacao. Grazie e alla prossima ricetta.